Il risultato si è sbloccato su un calcio di rigore ineccepibile, lo vediamo, che il giovane e bravo Pairetto ha dato per il fallo su Iachini. Passarella, non Antognoni, come da programma, sul dischetto e fa 1-0. Al 29esimo il raddoppio della Fiorentina, fa tutto Massaro, poi Pecci sorprende tutti e non riesce il disperato tentativo di salvataggio di Bogoni. Ecco l'Ascoli che raggiunge il gol che dimezza il risultato ed è il 2-1.